mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Daniele Trama, che mi chiede di parlare del film del 2011 di Rupert Wyatt, L'alba del pianeta delle scimmie, e reboot appunto della saga del pianeta delle scimmie, del grandissimo film del 68, capolavoro con Charlton Heston. Questo è un ottimo veramente film, tutti e tre i film della saga, che poi verrà continuata non da Wyatt assolutamente, ma da Matt Reeves, con i due ottimi seguici Apes of Apes Revolution e The War, grandissimo finale di questa trilogia. Questo Alba del pianeta delle scimmie è molto bello, è la storia di questo scienziato che vuole trovare un modo per curare l'Alzheimer, le malattie come demenza senile e tutto il resto, e lo fa purtroppo anche attraverso l'uso di cavie come le scimmie, e il suo lavoro sembra stia andando abbastanza bene, ma gli tagliano i fondi, quindi lui si porta a casa questa scimmia intelligentissima, Cesare, con la quale inizia a fare ancora esperimenti per altri anni e usa suo padre come cavia. Sembrerebbe tutto andare bene, se non che la scimmia diventa sempre più intelligente e, una volta dovuta essere abbandonata, si unisce ad altre scimmie per fare, insomma, la sua ribellione verso l'uomo che la schiavizza e la utilizza appunto come cavia. Di qui parte tutto il film, un film veramente girato di stralusso, con James Franco nella parte di Will, questo giovane scienziato pieno di buone intenzioni ma circondato da un mondo di merda, e Franco riesce a essere molto bravo, e molto bravo anche Brian Cox, bravi tutti gli attori, straordinario Cesare per come il grandissimo Andy Serkis qui riesca sotto la motion capture a darci uno scimpanzé così credibile, quando inizia a parlare per prima volta con quello sguardo, quegli occhi verdi meravigliosi, che è inutile dire che noi tifiamo per le scimmie, almeno io ho tifato per le scimmie dal primo momento. Noi uomini ci meritiamo tutto quello che ci meritiamo, chiaramente è tutto aggiornato, quindi non ci sono più paradossi temporali o cazzi e vari, qui ormai è la scienza che crea il danno oppure il non danno, perché in fin dei conti vedere queste marea di scimmie, una scena meravigliosa sul ponte con tutte quelle scimmie che infilano dentro il bosco e buttano giù tutte le foglie, poi è una cosa bellissima, e soprattutto tifiamo per loro quando gli uomini con armi ben più forti vogliono cercare di distruggere ciò che è natura pura e forza pura. Insomma, per me un inizio di una trilogia fatto veramente di stralusso. Tu, bellissima la musica, grandissima la fotografia, ottimo il montaggio, è uno di quei classici bei film che cazzo fai, ogni tanto, una volta ogni tanto un reboot a qualcosa serve, perché hanno qualcosa di diverso da dire aggiornandolo ai nostri tempi. Ormai il film ha più di 11 anni, però resta comunque perfetto, come ho detto, come effetti speciali, ritmo giusto, parte lentamente, riesce a farci entrare nella testa di tutti i protagonisti e riesce soprattutto a creare questo Cesare, questo personaggio che era già mitico, ma che qui diventa veramente parte già della storia del cinema, secondo me, per come è costruito, per come è scritto e per come è realizzato in maniera assolutamente perfetta. Quindi che cazzo vi posso dire di più di questo L'alba del pianeta delle scimmie? Wyatt qui gira forse il suo film migliore e tira fuori un'opera che poi aprirà la strada a Reeves per i due film successivi, che sono ancora più belli, quindi per me trilogia da non perdere, e questo è seriamente il primo capitolo, un capitolo comunque che mette in chiaro che i produttori, soprattutto il regista e gli sceneggiatori, non avevano alcuna intenzione di replicare pedissequamente i vecchi film del pianeta delle scimmie, ma cercare di aggiornarli appunto ai nostri tempi, e una volta su un miliardo ce l'hanno fatta, perché questo film funziona benissimo. Certo, non è il pianeta delle scimmie, non è quel capolavoro lì, ma rimane comunque un'opera davvero invidiabile per essere un blockbuster. Il link Amazon è qua sotto, vi fate un favore a comprarli tutti e tre.